benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo qui con una persona speciale. Che adesso siete pronti? Noi tre siamo qui oggi perché abbiamo una cosa in comune. Ovvero siamo tutte e tre partite per l'anno all'estero. Come exchange student. Student power. Gloria è partita con You Abroad. È andata in America. Quindi vi porteremo un po' di differenze ovviamente tra Inghilterra e America, dove è stata lei. Con questa organizzazione potete partire per un sacco di posti, tra cui America, Inghilterra, Canada e molto altro. Le sedi di You Abroad sono nelle più importanti città italiane, tra cui Milano, Torino, Roma, Verona e Bologna. Beh, quindi da qualunque parte d'Italia siete, più o meno ci sarà sempre vicino a una delle sedi. E poi potete pure fare tipo il colloquio via Skype, nel senso che se non raggiunge l'ufficio, praticamente è quello che fanno praticamente tutti, fare un colloquio via quindi Skype. Quindi da qualunque parte d'Italia sei praticamente sei. Sì. Ok. E diciamo è una delle più importanti, delle più conosciute organizzazioni appunto, che si occupano dell'anno all'estero. Quindi direi di iniziare col video. Pronto? Io inizierei con una presentazione, perché essendo state in posti diversi abbiamo accenti diversi. Inizia tu, dai. You can start. Ok. Hi guys, I'm Ariana. I've been an exchange student in England. Where? In the south coast of England. Where? What city? In Paignton, but I went to school in East Norbert, so it wasn't the same place, but still it was fine. I've got British accent from the south, and now you will see the American accent. Hi, I'm Gloria, and I was an exchange student in Georgia, in the United States. So I have a very, very, very strong American accent. Hi, I'm Aurora. All English people say my name. Well, I've been an exchange student in England as well, and I was in Weymouth, in the south of England. Mi sono già scusata. Già una differenza fatta. Esatto. Iniziamo con tutte le mille altre. Volevamo iniziare descrivendo il paese in cui siamo state con due emoji. Quindi per farvi capire un po' il riassunto, il succo del paese. Bene. Iniziamo con l'Inghilterra da te. Va bene. Io ne scelgo una e tu scegli l'altra. Va bene, così sono due. Va bene, io direi di scegliere l'emoji del tè. Perché è uno stereotipo, è vero. Però ragazzi, fidatevi che gli inglesi bevono un sacco di tè, amano il loro tè. Ora tocca a te, un altro emoji. Due. Vale. A me, io? Sì. Allora, non so se le poste fritte o le nuvole, perché vabbè, il tempo inglese, il ragazzi. Sole non esiste. No. Cos'è il sole? Quindi diciamo che ne abbiamo dette tre. America, il fuoco, perché fanno un sacco di bonfires, cioè di falò, tipo a tutte le occasioni. E il sole, perché dove ero io invece, che era in Georgia al sud, c'era un sacco di sole, sempre sole. Che bello. E c'era un blu, esatto. No, ma no, l'Inghilterra. Il vento, la pioggia, le nuvole. Mai viste. La palla da football, perché sono tipo ossessionati. Poi nelle città piccole tutto gira attorno al football e le partite. Davvero? Sì, cioè le partite praticamente sono proprio eventi grandi, c'è la banda, tutti si travestono. Ma a quindi scuola... il football? Sì. Lo chiamate football o American football? Football. Perché l'altro il football è soccer. Da loro... Ah, ecco. Esatto. E non è l'unica parola differente che si... differente. Diversa. Che si usa perché ce ne sono molte altre. Ad esempio gli inglesi per dire cena dicono tea, che è anche tè. Quindi io ero straconfusa. Esatto, il primo giorno ti chiedono cosa vuoi per cena e ti dicono what you want for tea. E io ero tipo cosa? Cosa mi stai chiedendo? E voi dite supper. Supper or dinner. Or dinner, yeah. 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 Intercalare. E poi cos'altro c'è? Lip balm, il burro cacao, chapstick, sweets, candy. Che la dicono di la è la vostra A è tipo al sud è poi molto, cioè, è fortissima. Tipo se tu devi dire I'm bad at it,
una cosa bad. Bad. I'm bad at it. I'm really bad, bad at it. Anche la T, la T. Sì. Proprio è proprio. Oh, un'altra cosa. Tu dici eggplant, giusto? Eggplant. No, sì. Aubergine. Ok. Oppure courgette. La zucchini. Zucchini è molto più facile, ragazzi. Esatto. Sembra di francese. Ad esempio, gli inglesi usano jumper per tutto. Sweatshirt. E hoodie? Hoodie. Allora, però tipo esatto, hoodie è quella col cappuccio e sweatshirt e tutte le altre. Tipo questa è una sweatshirt per te? Sì, abbastanza. Sì, per la jumper. Ah, poi diciamo sneakers per le scarpe. E nel trainer. Ci sono molte differenze, non solo nella lingua, ma anche nelle impostazioni delle scuole. Ovviamente anche dall'Italia sono diversissime. Sì. Non solo in Inghilterra e America. Comunque le scuole sono diverse. Però direi che le scuole America e Inghilterra si assomigliano molto di più che Italia e Inghilterra. Sì, sicuramente. Cioè sono un po' più pratiche. Sì, assolutamente. Sì. Ci sono un sacco di metodi. L'Inghilterra è appunto una via di mezzo, probabilmente, fra Italia e America. Secondo me l'America, non so, dimmi te com'era, era più... Sì, cioè forse perché comunque il sistema magari anche fate meno materie e sono più accademiche, invece sì. Ne abbiamo tante materie che sono più pratiche, creative, nel senso che comunque... Okay. Cioè, affiancate all'academics, che sono tipo fisica, matematica, scienze, inglese, e ci sono tutte le cose pratiche, come io facevo musical, grafica. Cioè, davvero tipo falegnameria, tipo 7-8 materie. Noi invece ne facevamo, io ne facevo 4. Io ne facevo 3. Quindi sono di meno, però diciamo fai più ore ovviamente di quelle materie. E tu hai fatto il linguistico, ragazzi? Io ho fatto il linguistico. Noi facciamo lo scientifico, che però ha cambiato scienze applicate. Ma... Qualunque scuola tu stia frequentando, non c'è problema. No? Potete sempre andare all'estero, cioè c'è la possibilità di andare all'estero per tutti. Se fai il classico puoi andare, se fai lo scientifico puoi andare, se fai il linguistico anche tecnici, sia tecnici che professionali, perché comunque è un programma riconosciuto dal ministero. Sì. E qualsiasi scuola tu faccia, quando torni, se passi le materie all'estero, sono obbligati a metterti in quarto, in quinta durante l'estate. Esatto, ti metti a studiare. Non è facile, è un sacrificio, però comunque alla fine ne vale la pena. Esatto, ne vale la pena. Cioè un anno così non lo fai mai se non lo fai adesso. Ma poi comunque in generale l'esperienza quando vai e torni sei una persona totalmente diversa. Sì, più che altro non è l'imparare la lingua, ma è molto più la cultura che vai. E l'esperienza, cioè su te stesso alla fine, perché è vero, tanti dicono sì, voglio imparare la lingua, però la lingua quella tanto la impari. Esatto, sarà l'ultima cosa che porti a casa, perché tanto alla fine viene naturale. Però il fatto di stare da soli, avere indipendenza, capire che comunque cioè devi sbrigartela da solo e anche approcciarti, esatto, fare la lavatrice da solo, tipo cucinare da solo, cioè approcciarti a una nuova cultura e anche una nuova scuola e riniziare da zero ti porta delle cose che alla fine un anno in Italia non ti porta. Però comunque è importante avere qualcuno che ti supporta. Esatto. Cioè secondo me la cosa più importante è che comunque è vero, parti là sei da solo, però avere qualcuno in Italia che ti supporta appunto. Esatto, quando parti praticamente hai un tutor di riferimento che è un personal tutor e praticamente diventa tipo tua sorella. Nel senso che tipo le scrivi e gli dici no guarda ho questo problema, oppure non mi trovo tanto bene a scuola, oppure ho nostalgia di casa, chiamami per favore, dobbiamo parlarne. Oltre comunque avere un supporto locale che praticamente si chiama local coordinator, che è la tua persona di riferimento là. E hai anche un counselor a scuola, soprattutto in America. Praticamente c'è la tua persona di riferimento, che è una psicologa o psicologo. E quando era là a parlare andate di tutte in America, le cose. Psicologo in Inghilterra non ce l'abbiamo. Sì, sì, ma per tutto. Comunque cambiare classi, anche un problema magari con gli amici così, puoi andare da loro e parlarne. Però soprattutto io abroad, cioè li chiami alle 3 di notte e loro ti rispondono. Ad esempio, riguardo a mamma e papà, non so, un mito da sfatare dell'andestro, ad esempio per me, io non ho tanta nostalgia. Io devo essere... Mi dispiace, voglio bene. Anch'io. Ma quanto tanto poi torno? Esatto. Ma infatti poi alcuni momenti, cioè tipo Natale, o comunque in alcune occasioni dove vedi tutta la tua famiglia insieme e dici, cavolo, mi manca mia mamma. Sì. Però alla fine però cioè, poi... sai che poi torni, quindi esatto. Così. La cosa più bella secondo me è quando tipo arrivi e ti rendi, cioè il punto in cui ti rendi conto che conosci tantissime persone, tipo io all'inizio non sapevo con chi sedermi al tavolo, e questa è una cosa è vero, che ti dico, io come cavolo mi spiego. Questa è tipo la vera paura.
paura, la vera paura, non so, per gli exchange student è arrivare, come faccio con i miei amici sotto dove scuola, mi siete da pranzo? Gli americani come gli americani sono un sacco friendly, cioè nel senso c'è tanta voglia di scoprire persone nuove, mentre esatto. In Inghilterra sono molto più chiusi. Dipende ovviamente, perché dopo quando li conosci, no, proprio vedi, all'inizio, cioè, all'inizio legano un sacco quando li conosci bene, ma all'inizio sono un po' sembrano molto snob, esatto. È vero. Poi dopo ti conoscono e sono tipo i tuoi migliori amici. Quindi la cosa preferita della scuola? Oltre che l'ambiente, mm-hmm. che è molto diverso, mm-hmm. nel senso che anche con i professori il rapporto è completamente diverso. È d'amicizia, sì, molto più esatto, tantissimo. Cioè non lo vedi proprio come la persona dall'altra della cattedra, ma tipo di fianco a te. Sì, esatto, è una cosa bellissima secondo me. È proprio diventi anche amico, nel senso. È vero. Cioè per ogni dubbio loro ci sono, gli chiedi di spiegare, te lo spiegano e non nelle stesse parole che tu dici. Tipo mille volte. E poi, sì, tipo, ma vogliono proprio che capisci. Esatto. Cioè non, è, bene. È una cosa stupenda. Comunque c'erano molti più spazi a scuola, anche ad esempio, vabbè, la biblioteca, tutti andavamo in biblioteca. Nel senso non ci sono solo le classi. Ci sono un sacco di laboratori e sono proprio attrezzati rispetto all'Italia. Finiamo con il ricordo più bello, quindi vino troppi, chi diamo e chi non sa. Il più triste, dico, che quando devi lasciare tutte le cose, brutto, esatto. Cioè, abbiamo il più triste ma non il più bello perché sono troppi. Ho fatto i school musical, il musical della mia scuola era school musical, che io ho sempre sognato di fare il musical. E poi poi abbiamo cantato alla graduation e c'erano tipo più di 10.000 persone ed eravamo tipo 12 senior che cantavano. Secondo me non è che è tutto gigante, è tutto enorme. Il ricordo più bello è proprio quando, cioè, mi fa anche sorridere. Tipo, sto ragazzo mi tocca sulla spalla e io tipo mi giro, faccio cosa c'è qua? C'è il mio amico che prende il tuo numero e tipo diventa tutta rossa. E tutti che mi guardavano, ero al tavolo con tutti gli altri miei amici e dietro c'era il tavolo con i suoi amici e tipo tutti mi guardavano e io tipo, oddio. Però, cioè, è bello, però è bello e imbarazzante. Forse più bello è un insieme perché alla fine dell'anno, quando proprio la scuola era quasi finita, e ci trovavamo sempre in spiaggia, tipo in venerdì, ogni sera per tipo 3-4 settimane, da venerdì su sabato, ci trovavamo lì. Eravamo tipo tantissimi, che bello! È stata un'esperienza che ci ha cambiato sicuramente. Assolutamente. Il meglio però. Sì, non rispetto, quindi. Ah no, spero io. Per questo video era tutto, però non finisce qua. No, ci sono tante novità con Io Abroad, appunto, quindi potete rimanere sintonizzatissimi perché le sorpresine arriveranno. Vi ricordiamo di nuovo la pagina su Instagram, vi lasciamo il link in descrizione web, del sito, trovate tutto, quindi se volete andare in America, in Inghilterra, sappiate che questa agenzia vi darà un sacco di supporto, che è una cosa veramente fondamentale. Tornando indietro, deciderei sempre loro, ma tipo mille volte, perché mi sono trovata super bene. Questo è importante. E preparatevi per tante novità. Quindi, stay tuned!